Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, avevo promesso di fare un video sul mastering dei vostri remix che mi sono stati inviati di Italia di Gianfranco Mauto, ed eccoci qui nella sessione di Studio One per vedere che cosa è arrivato, che cosa abbiamo scelto e che cosa abbiamo fatto nelle fasi di remix. Allora, partiamo innanzitutto dai brani che abbiamo scelto. Ho richiesto ovviamente di inviarmi gli stems per quanto possibile da parte di tutti e un mix, un master di riferimento su come avrebbero voluto che fosse stato fatto. Qui ho anche creato una cartella, anzi la creo subito, una cartella di reference. Questo è un processo che faccio spessissimo quando appunto penso di creare dei mastering, quindi chiaramente creo appunto una cartella dedicata esclusivamente al reference. Le tracce di reference sono delle tracce che ovviamente utilizzo spesso in base ovviamente al periodo storico e mi permettono di capire più o meno il bilanciamento attuale che si trova negli album che escono regolarmente. In questo caso sto utilizzando 5 reference diversi, l'avete già visti credo nel video sul mastering per YouTube, ma dei brani che sono in classifica in questo momento, che a me piacciono particolarmente come suonano, quindi non è detto che siano famosi, e sto infatti utilizzando, come vediamo, Justin Bieber, Weekend, Latto come riferimento principale. Ho creato una uscita chiamata appunto reference all'interno delle preferenze di Studio One, quindi se noi andiamo sotto preferenze della song, quindi song setup, troviamo nella IO setup una sezione chiamata appunto reference nelle uscite, eccola qui, e che condivide la stessa identica uscita chiaramente main, quindi quella che va nelle Genelec in questo caso, rispetto all'uscita master. Quindi ho l'uscita main di Studio One che va su Aesebu, che va appunto alle Genelec, e l'uscita reference sempre nel mixer di Studio One che va sempre alle stesse casse, quindi direttamente qui dentro. In questo modo ho due uscite, come se avessi due master che vanno alle casse. Uno sarà il main, influenzato magari dal dithering, influenzato dal compressore, dal limiter, eccetera eccetera, e un master reference che ovviamente va sempre direttamente nelle casse ma non subisce alcun tipo di processing. Poi una volta nel mixer possiamo infatti facilmente identificare le tracce reference con l'uscita verso un bus che ho chiamato ref, eccolo qui, e che va in questo caso all'uscita cuffie, perché volevo appunto un reference in cuffia, però normalmente lo possiamo mandare all'uscita reference e quindi avere direttamente qui, andando in solo velocemente, un reference delle tracce che ci interessa ascoltare. Poi ho creato 5 bus master, come vediamo, suddivisi per i 5 remix che abbiamo selezionato. Uno è quello di DJ Freak, uno è quello di Spizzo, uno è quello di Marrali, uno è quello di Pex e uno è quello di Garmo. Vediamo adesso che cosa ho utilizzato all'interno di ognuno di questi remix per poter creare un master omogeneo e che fosse comunque competitivo a livello di ascolti. Come vediamo, quello che, partendo diciamo dal mix, dal remix di DJ Freak, che in questo caso non mi ha mandato degli stems ma uno stereo direttamente, andiamolo ad ascoltare senza i plugin. E andiamo a vedere che cosa ho fatto. Per prima cosa, uno dei miei plugin preferiti per il ritocco dei transienti è sicuramente, l'avete già visto in un video, Elevate di Newfangled Audio, distribuito da Eventide, che apprezzo veramente tanto, è uno dei miei plugin preferiti per questo genere di recovering. In questo caso sto applicando un drive. We'll be right back.
facciamo caso al claps, quindi al tipo di distorsione che viene aggiunto in questo caso a quel tipo di frequenze, quindi l'ho usato per colorare un po' il master. E poi ho utilizzato il nuovissimo Space Control di Acoustic Audio. Non lo potevo fare prima il video perché Space Control ancora non era uscito, quindi l'ho utilizzato in questo caso per rendere un po' più apertura stereo, quindi un po' più di apertura stereo sulle medio-alte frequenze, ovviamente sotto i 50 Hz assolutamente mono, e quindi avere una risposta soprattutto nella zona mono, nella zona molto alta. Come vedete, il dry wet è stato in questo caso utilizzato soltanto il segnale processato sulle alte frequenze, quindi da 5000 in su, e sulle bassissime frequenze da 50 in giù, quindi estremi di banda manipolati attraverso Space Control. Facciamo caso appunto ai piatti e sempre ai suoni alti, quindi claps, quel tipo di sound lì. Quindi l'apertura che abbiamo sul stereo, sulle frequenze alte. Ovviamente facendo questo è uscito fuori molto del piatto, quindi del hi-hat, e quindi ho fatto in modo di ammorbidire leggermente. Infatti ho tolto soltanto un dB in modo dinamico ai 7500, quindi la parte quella veramente più alta degli hi-hat, e ho fatto un piccolo roll-off a 20 Hz, quindi per limitare un po' il booming sotto dei bassi. Poi per rendere tutto un po' più impattante ho aggiunto Saturn di FabFilter. Anche questo lo adoro tantissimo perché mi regala tantissime armoniche. In questo caso ho fatto in modo di non enfatizzare troppo quelle basse, ma ho lavorato un po' più sulla parte media. Sentiamolo. Facciamo caso alla punta della cassa, la parte mediosa, quella più media diciamo del brano, e quindi chiaramente porta avanti anche un po' l'ottava del basso, quindi sentiamo la parte delle ottave superiori in maniera più distinta. Questo è un sistema molto buono per poter avere quella parte medio-bassa più evidente senza troppe enfatizzazioni di volume, e che ci permette poi un ascolto molto molto compatibile con i dispositivi mobili. Andiamo ora nell'ultima parte dove ho utilizzato Fire the Clip, che adoro in maniera spasmodica, per aggiungere un po' di clipping al tutto. Facciamo caso al transiente, come viene esposto in maniera importante rispetto a prima. Come vediamo, il bilanciamento del brano è cambiato completamente. Ho recuperato molto del mid rispetto alla versione del master del mix
di DJ Freak, Francesco Contadini per gli amici, e poi infine ho aggiunto un limiter. In questo caso ho voluto restituire un po' di widening al brano che avevo perso perché mi ero concentrato molto sul mid, e quindi ho utilizzato l'algoritmo wide di Vice M1 con appunto una quantità di apertura appunto sullo stereo non troppo evidente ma utile per poter riavere quella parte che mi mancava della sezione stereo del brano. In questo caso Vice è stato appunto manipolato per avere un meno 1 dB dall'uscita, poi ho riguadagnato comunque 3 dB circa dall'uscita del plugin e ho raggiunto un livello di LUFS diciamo convincente tra i meno 9 e meno 10, e questo è abbastanza accettabile per uno streaming, quindi per una trasmissione streaming senza andare troppo in over. E quindi non ho voluto esagerare in questi mastering, come vediamo. Ascoltiamolo. Duplichiamo la traccia e il master qui sotto lo aumentiamo, facciamo un matching di volume tra il master processato e non processato. Quindi andiamo direttamente sul main out. In questo momento sul main out ho soltanto il Vice DS1 che sta facendo da dithering. Quindi sto utilizzando il dithering interno del DS1 in Type 2, che è una sorta di true peak control. Andiamo a fare un match. Allo scalo, mica eboli, con meno pathos, tra la massa in fila al supermercato e l'omologazione delle ola allo stadio. Berlinguer invece è stato ammazzato, me ne sono accorto appena è caduto. Quindi, come sentiamo, rispetto al mix originale ho svuotato un po' la parte sotto, quella bassa, per aiutare di più la parte media, la parte alta. Ho fatto questo tipo di bilanciamento. Possiamo comunque eventualmente recuperarla con un EQ posto appunto sulla parte bassa, in maniera da recuperare un po' tutte il low end che ho tagliato poi con Fab Filter, come abbiamo visto qui nel bass, quindi con questo equalizzatore. Quindi posso anche spegnerlo per recuperarlo un pochino. Però ho raggiunto un bilanciamento medio molto più convincente e molto utile per quanto riguarda proprio lo streaming. Andiamo ora a vedere i mastering delle altre tracce. In questo momento lo streaming di KJ Freak Italia sta andando abbastanza bene, lo ritroviamo già nelle classifiche. Nella classifica me indipendenti credo in 200ª posizione, comunque si trova in questa classifica, il che non ci dispiace per chi vuole andarselo a controllare. Andiamo ora a guardare un altro remix che a me è piaciuto tantissimo e anche a Gianfranco. Non ne abbiate a male chi è stato escluso, ma abbiamo preferito utilizzare qualcosa di originale, cioè chiunque avesse manipolato in maniera più profonda
e più incline all'aspetto del remix vero e proprio, nel senso stretto del remix, quindi che ha manipolato molto gli stems che avevamo inviato e non semplicemente remixato quelli che avevamo già fatto in una maniera molto più simile alla song. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!